Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi riprendiamo da dove abbiamo lasciato, quindi dalla pausa che abbiamo fatto a Bovenio prima della scalata alle 7 crocette. Come alcuni di voi sapranno, abbiamo diviso la Geroboam in 2 giorni perché il percorso di 300 km e 7000 metri di dislivello sarebbe stato davvero troppo troppo duro e soprattutto non avremmo potuto portarvi con noi in questa incredibile avventura. Infatti ci saremmo persi praticamente tutta la parte sul lago di Garda, perché l'avremmo affrontata di notte. Abbiamo deciso di spezzarlo in 2 giorni, anche perché l'abbiamo preso con molta molta calma, per divertimento. Abbiamo cercato di vivere al meglio quello che sono stati gli scenari e le atmosfere su questo incredibile percorso. Ripartiamo quindi dalla nostra pausa al bar, l'ultimo break prima dell'incredibile salita alle 7 crocette. Spero che questo video vi piacerà. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale perché a voi non costa nulla, basta veramente un secondo, ma per me vale davvero tanto perché mi permette di incrementare quello che è sempre di più la qualità dei video che porterò sul canale. Quindi cominciamo subito. Mangiato abbiamo mangiato, bevuto abbiamo bevuto e adesso ripartiamo. Beh, 2250, tanta roba. Ah, ma qua c'era l'arrivo della maniva Bovenio. Fatto secondo qua, alla cieca, senza aver provato il percorso. Comunque solo due cose sono sicure nella vita: le salite della Geroboam e la morte. In cosa cazzo mi sono infilato? Continuiamo a salire, ripido della morte, il sole che picchia manco fossimo ad agosto, però siamo allietati da questi paesaggi incredibili. Quindi questa qua è la parte easy della salita? No comment. Il nostro Aaron purtroppo si è perso, è partito, ci ha avvantaggiato, ma al bivio ho sbagliato strada. Che panorama. Passato la prima parte ripida della salita delle 7 crocette, adesso siamo su questo su e giù, cioè siamo arrivati abbastanza in quota e adesso ci manca poi l'ultima parte, quella più difficile. Ah, che bomba ragazzi, devo dire che sono un po' sul finito andante, però sta visuale ripaga tutto e quando arriveremo allo scollino sarà ancora meglio. So sta dronatina ci sta, tanto Michele fa le foto. Quindi passiamo così, andiamo giù, arriviamo là in maniva dove c'è il rifugio, poi attraverso, scolliniamo lì dove c'è la galleria, andiamo dietro così e poi andiamo a fare l'ultimo checkpoint. Ma che buona che è. Un po' di acqua. Momento finitudine, sto veramente facendo fatica. Ho i crampi di brutto, manca ancora una fracca di salita. Praticamente dobbiamo arrivare là in fondo e risalire sotto la parete, da quello che ho capito. L'hai ripreso? Vado un po' a colpi. Oh ragazzi, un pezzettino di discesa. In questo momento avrei voluto fare il giro delle cantine. Avrei fatto anche due giri, non uno. Madonna che posto però. Sono veramente a tutta, non mi ricordavo il tempo di fare così tanta fatica. Ecco raga, dobbiamo arrivare là in cima. Giuro che in questo momento vorrei solamente pedalare, sono distrutto. Giuro che non ce la faccio più a camminare. È proprio quello il problema. Vengo a prendere la bici? No, no, mai nella vita. Sarebbe una sconfitta personale. Raga, che spettacolo. Però, vacca boia, che fatica. C'è anche colpa mia. Applichiamo Oh, raga, che bomba a mano. Quello dopo non l'ho mai che poi fatto. Ti con un Fan. Ce l'abbiamo fatta, raga. Il peggio è passato.
pausetta qua in cima fatta, adesso cominciamo a scendere. Abbiamo fatto anche una dronatina, spero vi sia piaciuta. Come vedete là in fondo c'è la famosa antenna della base NATO, ormai in disuso. Davvero posto incredibile, se non ci siete mai stati andateci a farci un giro. Obiettivo di giornata, 7 crocette, e 7 crocette, eccole qua. Sono soddisfatto di me stesso. Quanto vorrei avere una vita enduro in questo momento. Cioè, che golden hour della vita c'è. Oh ragazzi, l'abbiamo fatta. Maniva. Oh, non ci posso credere. Ultime fatiche di giornata che arrivarono incredibilmente. Beh dai, pensavo fossimo gli ultimi degli ultimi degli ultimi dei. E ragazzi, l'abbiamo fatta e ne è valsa tutta la pena del mondo. Guardate che golden hour. Sì, diciamo che la golden hour è già un po' passata. Adesso ci rifocilliamo un attimo e poi scappiamo giù che gli altri aspettano. Ragazzi, pausetta, abbiamo mangiato, fucillati un po' e adesso scendiamo verso Hydroland con un freddo notevole. Sono le 5 come ti ho detto più o meno, no? Sì, 5 più fuso orario di Abu Dhabi. Ah, ok. Poi c'è questa della temperatura così gradevole. Ci siete persi un pezzettino di strada prima. Stiamo scendendo già dal baremone. Prima c'era una temperatura devastantemente fredda, c'erano praticamente 3 gradi e adesso che siamo già scesi un po' si sta veramente da Dio. Attenzione all'ingresso, cattivissimo. Oh, ciao ragazzi, ci siamo dimenticati, mi sono dimenticato ieri di fare la chiusura del video perché ero veramente KO. Ah no, cosa dici? Cazzo, un fiore. Che faccia da cinese che hai. Oggi sono proprio... E niente, abbiamo fatto una paccata di metri di dislivello, un sacco di chilometri, poi ci siamo divertiti. L'ultima discesa col buio è stata una figata pazzesca. E poi sono arrivato, ho mollato la bici, ho preso la chitarra e quindi ho suonato e poi mi sono completamente dimenticato di fare la chiusura del video. E niente da dire, è stata una giornata abbastanza epica. Totale. Spero si capisca dal video. Se avete qualche domanda, dubbio, fate sapere cosa ne pensate. Ci sono i commenti qui sotto, lasciate un mi piace se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale. E noi ci vediamo al prossimo video che comincia esattamente adesso perché noi partiamo per la seconda giornata. Sono le 5:30. Siamo in testa alla gara. Sì, più o meno. Partendo dal fondo, sì. E abbiamo un sacco di chilometri. Quanti ancora? 180. Buona, perfetto. Studieremo una tattica totale.